Cari ragazzi, che Dio vi protegga, diciamo così. Sui territori ogni esponente istituzionale farà le sue iniziative, ma sinceramente credo che il Presidente della Regione sia un po' fuori da questa materia, dai, non mi fate dire cose. Così De Luca si chiama fuori dalle amministrative di Avellino, questioni locali che non competono al presidente della regione. Il governatore ha partecipato al convegno sullo sviluppo sostenibile organizzato da costruttori e architetti irpini, presente anche l'assessore regionale al governo del territorio Bruno Discepolo. Non parla di Avellino il presidente, ma parla invece del PD campano dopo l'elezione del neosegretario Annunziata, sperando in un partito più vicino alle esigenze del territorio. Un partito deve essere uno strumento utile per migliorare la vita dei cittadini. Se diventa un luogo di scontri interni o di ambizioni interne sganciate dal destino delle comunità, diventa un luogo negativo, non positivo. Quindi mi aspetto che il nuovo segretario costruisca con grande umiltà, con grande serietà, con grande disinteresse personale. Ma aspetto anche un partito che accompagni le battaglie della regione. Alla fine mi pare che qui le uniche cose in movimento siano quelle promosse dalla regione Campania, a cominciare dalla cosa a cui tengo di più, il piano per il lavoro. Mi auguro ovviamente che questo piano sia adottato anche a livello nazionale e diventi non solo il piano per il lavoro per i giovani della Campania, 10.000 giovani, ma diventi il piano per il lavoro che avevo proposto quasi 3 anni fa, prima del referendum, e cioè un piano per il lavoro per dare una prospettiva a 200.000 giovani meridionali. Ci sono poi i temi cari al presidente, oltre al piano per il lavoro, l'ambiente, le infrastrutture, l'edilizia popolare, la Lioni, Grotta Minarda. Stiamo lavorando per avere un chiarimento con il governo in relazione ad alcune grandi infrastrutture che rischiano di rimanere bloccate, mi riferisco alla Lioni, Grotta Minarda. La regione investe centinaia di milioni di euro, riteniamo che sia più utile trasferire la competenza alla regione piuttosto che rincorrere il provveditorato alle opere pubbliche che non ha personale a disposizione, e quindi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a subentrare come stazione appaltante al provveditorato e quindi a completare l'opera.